Salve amiche ed amici, visto che a più riprese i miei seguaci mi chiedono dei nanetti dal libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, ho deciso di leggervi qualche nanetto. Beh, voi sapete, io sono il vostro Sant'Enchan, vi saluto a tutte e tutti. Mi scuso con voi di non aver potuto girare dei video questo giovedì e questo venerdì e tratto di rimediare adesso. Bene, adesso ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che il libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica. Sani Gesualdi nabbe nel 1111 e morve nel 1888. Nabbe da Sgallata Alfredo, soprannominato Scandurra Gaetano, e da Scamarda Agata, vista da destra, o Agata Scamarda, vista da sinistra. Il padre faceva l'indossatore, la madre era casalinga, tutta casa e chiesa, era madre di 106 figli. Sani era il primo gemito e lo chiamarono Gesualdi, e per non confondersi i rimanenti 105 fratelli li chiamarono Coso oppure Cosa, a seconda del sesso. Il fratello più piccolo, di nome Coso, 106° figlio, ultimo nato, ancora vive. Gli ultimi saranno i primi nella vigna. L'ultimo fratello di Sani Gesualdi in questo momento ha 71 anni, ha fatto diversi mestieri, ma luttissimamente fa il cuoco in un piccolo paese in provincia di Ragusa. Fa delle ottime ricette sopraffine, però qualche anno fa, nel 1951, ha avuto guai con la giustizia a causa di certe ricette e strane amicizie. È stato in carcere perché è arrestato per ricettazione. Questa è una grossa piega e una triste storia nella vita di Sani. Questa notizia dell'arresto del fratello non lo colpì molto, perché venne nel 1951, se no, col carattere sensibile che aveva, Gesualdi ci avrebbe fatto una scenata. Fatti, persone, cose, oggetti sono puramente veri. Su questo ci metto la mano sulla paglia. Scasazza, provincia di Agrigento e Trapani, il paese dove Sani visse e nabbe. Nabbe, verbo passato remoto congiuntivitico indicativo, infatti indica dove il Sani nabbe. Scasazza si trova in provincia, come dicevano, di Agrigento e Trapani. Apro una parente, io ho una zia a Trapani, chiudo la parente. Storicamente, non so se capite questa parola storicamente, forse non l'avete capita. Dicevo, storicamente Scasazza è un vecchissimo, antico, anziano paese della Sicilia. Addirittura sorse nel 666 avanti Cristo e fu proprio Sani a scoprire questa data grafica. Era l'8 agosto settembre ottobre 1222. Non è un nanetto, è la verità muta e cruda. Sani Gesualdi passeggiava fischiettando canzoncini dei suoi tempi e dando calcini alle latte di Coca-Cola per terra sulla via. In un certo punto vide un qualche cosa per terra e disse: «Cos'è questo qualche cosa?» Dopo che guardò questo qualche cosa per 40 minuti, sbalordì e disse: «Santi umidi, ma è una moneta antica?»
era affettivamente una moneta antica, quella che aveva visto Sani. In questa moneta c'era scritto lire 10 scasazza AGTP anno 666 AC, anno della fondazione. E così si scoprisse da questa moneta che scasazza sorse proprio l'anno 666 avanti Cristo. Fatti, persone, parenti e avvenimenti sono puramente causati. Su questo ci metto il fuoco sulla mano. Detto da addetti, hanno detto che Scasazza è provincia di Agrigento e Trapani e forse anche Marsala. Alcune enciclopedie portano il sì, alcune portano il no, altre portano il non mi importa. Da una statistica della Dizan, Scasazza fa a oggi 56 o 57 abitanti, dipende da dove si trova Scannapiego Concetta. Nota Schogel, sempre in giro in tournée in ritournée. Di tournée in ritournée, perdon, perché quando vabbè. Ma Scasazza non è famosa per Scannapiego Concetta, nome d'arte Scannapiego Cetti, sarebbe ingiusto nei confronti di Sani Gesualdi, che tra l'altro è il protagonista del libro. Sarebbe disumano dire ciò, anche perché il lettore non è un scemo che si beve la notizia a bocca chiusa, senza parlarne il lunedì nei bars con gli amici. Scasazza è noto per Sani Gesualdi e per grossi personaggi nativi civili. Un numero uno Frassica, il sottoscritto. Numero uno Alfonsino Alfonsini, sindaco di Scasazza, il più giovane sindaco d'Italia di anni 9, Raccazzo Prestigio, laureato in storia, geografia, italiano, condotta, assenze, firma del padre e della madre o di chi ne fa le veci. Numero uno il direttore dei scuoli. Numero uno Ananas Salvataggio, giornalista. Numero uno Vincenzo Fo, inventore dei puntini sulle i. Numero uno Lez, fratello di Teddy Reno. Numero uno Pippo Schinchi, famoso perché ha fatto il servizio militare con un cugino di Lello Arena, ex della Smorfia. E tanti enormi personaggi del mondo dello sport, politica, comunicazione, sociale, civile, melodico, giornalisti, giornali, giornalai, eccetera. È un po' difficile leggere questo. Il concorso di Cuore Toro fu ideato nel 1444 da Sani Gesualdi, la quale fu autore dei testi, soggetto, sceneggiatura e regia di questo concorso, la quale consistebbe e consisterà nel mandare una cartolina francata a un certo indirizzo con via, numero e via dicendo. Può essere anche una cartolina con su scritto vici il comportamento pulito, la buona azione del giorno, dopodiché queste lettere vengono esaminate da una commissione. Non so se capite questa parola commissione, la cui poi premierà la meglia con dei bei premi in paglia. La commissione prepara quasi come una cheat paré. Il tutto naturalmente molto semplicissimamente. Non vorrei che vi offendiaste se ho detto semplicissimamente. La premiazione poi avverrà il 29 giugno a Scasazza in occasione della festa di Sani Gesualdi. Comunque e perunque, tutto merito di Sani e dell'iniziativa degli Scassezzi. No, degli Scasazzesi. Forse per me parlare bene della mia città può sembrare che
A chi vuol capire capisca. Ai poster l'ardua sentenza. Avertenza. Con l'apostrofo dopo la T. Avertenza. Il concorso cuore toro non è infine a se stesso, è un qualcosa che premia umanamente, moralmente, ma dà anche l'alito a dei premi offerti. Premi in paglia. Chi vince i premi deve ritirarli in giornata stessa dentro 5 secondi di tempo a partire del giorno stesso della vincita. Si accettano prenotazioni. Okay. Premi in paglia. Elenco l'elenco dell'elenco dei premi elencati in questo elenco. Primo premio, un televisore vero. Secondo premio, una labajur. Terzo premio, un'arpa. Quarto premio, una lira. Quinto premio, 500 arpe. Sesto premio, 500 lire. Settimo premio, un sassofono. Ottavo premio, una chitarra a batterie. Nono premio, una batteria a batterie. Decimo premio, una confezione di poster scriptum. Numero 1, un poster più un unplane 33 giri di Padre Cionfi e il suo complesso i Benedettini Sounds. Numero 1, un poster formato grande di Albano e Romina che si guardano negli occhi, lui negli occhiali lei. Apro una parente che riguarda la lingua inglese, che il signor Alberi a questo ci tiene come un figlio. La parola poster è inglese e essente singolare, non vi ci va la S che pluralizza il plurale, ma essente che persone sono due, tu, cioè Albano e coniuga, si pluralizza il poster diventando in un inglese corretto posters. Sesto premio, un reciciuffi. Settimo premio, vedi ottavo. Ottavo premio, vedi nono. Nono premio, vedi decimo. Decimo premio, vedi eccetera eccetera eccetera, continuano. Numero 1, un buono sconto di 50.000 lire per l'acquisto della Torre Eiffel di Parigi. Numero 1, item. Numero 1, un abbonamento gratis al dodicennale Scasazza Sera, che è un giornale che esce ogni 12 anni a Scasazza. Nota bene, questo dodicennale molto presto diventerà un seiennale per essere più presente in edicola e più vicino alle persone. Numero 1, un vestito di lana blu con tasche di velluto in moquette interna. Numero 5, vedi 6, vedi 7, vedi 8, vedi 9 e 30. B, un orologio d'oro a 18 caratteri. C, un bracciale d'argento e una collana di poesia. E, eccetera, eccetera, eccetera. Incredibile. Sono riuscito a leggere a voce alta fino alla pagina 12. Il 29 giugno, quindi, premi in paglia per i vincitori in occasione della festa in onore di San Gesualdi, protettore dei proprietari dei boutique. E ci sarà quindi il famoso music show, che già dal 1906 è presentato tutti gli anni da Daniele Piompi con le sue tre valette preferite, Silvio Noto e Anna Maria Gambenere, con la partecipazione straordinaria di Scannapiego Concetta, nome d'arte Scannapiego Cetti, che tutti gli anni, in qualsiasi posto essa si trova, rientra per cantare ai suoi paesani.
due righe sul suo curriculum. Scanapiego Cetti, la Y greca fa più inglese, artistica di 50 di anni 51, chiamata pure ballerina tuttafari, perché quando fa le sue arti di ballo viene illuminata da tanti luci. La ballerina tuttafari Cetti ha l'hobby che lei lavora all'ospedale di Scassazza come infermiera. Colore preferito giallo, segno del zodiaco capre e corni. Attore preferito Ugo Pagliaro. Complesso preferito Ipu. Cetti è una vera artista con la S maiuscola. Apprezzata cantante dei vari music show artistici. Bisogna rispettare la grafia originale. Artistici ha sempre dimostrato di conoscere il B e il Ba della musica e ha dimostrato molta attaccataggine al campo artistico. Per non parlare della bella figura che ha fatto al matrimonio dell'avvocato Iannello con la figlia del principio di Avogadro. Che gli hanno abbattuto le mani più di tre volte. Anzi, c'è stato anche un ragazzo un pochino imbecille che in compenso non aveva capito niente, che urlava. Altri dicevano: brava, brava, bravina, così così, bis, tris, eccetera, eccetera. Con la partecipazione di il complesso Beat I Disprezzati, co Gennaro Cardullo, il principe della canzone della mala, che si farà accompagnare dal suo complesso e da una scorta di camorristi. Gennaro Cardullo canterà la sua ultima incisione intitolata Mani in alto e una rapina, tratto dal suo ultimo 33 intitolato Parlerò in presenza del mio avvocato. Con Guglielmone, un bravo cantante di 801 kg, molto grosso, ma con un vocione che spacca i vetri, spacca le pietre e fa partire i treni. Co Giorgio, soprannominato Modugno numero 2, perché canta tutte le canzoni del repertorio di Modugno, dai primi successi agli ultimi successi. Un ginocchio per te, non son indegno di te, se non avessi più un te, la fisarmonica. C'era quel ragazzo che amava i Beatles e compotaneamente i Rolling Stones. Fatti mandare di tua mamma a prendermi un litro di latte. E tante altre canzoni di successo immediato. E con tanti e tanti ospiti d'onore che stanno essendo contrattati per il miglior io della festa. E che la quale ve ne parlerò più là, anche perché sono intenzionato a scrivere sempre per la Lunganesi altri libri dopo questo primo libro, per parlare più approfondito. Non so se mi sono capito. In facque scriverò prossimamente non il secondo libro, che di solito dicono che è meglio il primo, ma scriverò direttamente il terzo, così il problema è risolto. Riepina plus prossimamente Sani Gesualdi numero 3, Sani Gesualdi numero 4, il ritorno di Sani Gesualdi, Sani Gesualdi alla riscossa, Sani Gesualdi colpisce ancora, Sani Gesualdi contro tutti, sempre editi dalla Lunganesi. Sono arrivato a pagina 15. Adesso ci sarebbe pagina 16. Chi era, come era, però è difficile, perché a noi gli viene spontaneo leggere bene. Sono delle battute così sottili che leggere a voce alta non rende l'idea. Bisogna leggerle e pensarle. Io questo l'ho letto, questo libro è uscito
è la prima edizione che c'ho, forse l'unica, nell'85, anno in cui mia madre mi regalò anche i versi satanici di Salman Rushdie, o 87 l'altro. Beh, è difficile, perché uno a uno gli viene in mente di leggere bene in italiano, cioè di primo occhio leggi la frase correttamente. Invece si basa, le aneddote stanno incentrate proprio sull'errore e lo strafalcione grammaticale, e poi andrebbe anche interpretato bene lo strafalcione. E veramente, e poi io non so leggere a voce alta molto tempo, mi rincresce. Vi consiglierei di comprare una copia usata, se non è più in edizione, perché a me mi costa una cifra leggere ad alta voce. Non ho l'abitudine a leggere, quindi anche mi va in tilt il ritmo respiratorio. E poi ci metto molto tempo. Chi era? Come era? Sani Gesualdi naturalmente era Sani Gesualdi. Anche il mio amico Massimo Cataldo avrebbe risposto così. Come era? A questo quesito posso rispondere io per tutte le ricerche che ho fatto. Sani era alto 2 o 3 metri a secondo dell'umore. Vista la sua lunghezza, qualcuno lo chiamava il lungo, lui si arrabbiava come una belvia. Questa lunghezza poi, se la fece sé, prese il tutto con fisionomia e non si arrabbiò più, anche se non riusciva a trovare vestiti della sua misura. Ma lui era molto alla mano e era così preparato che nessuno se ne accorgeva della sua altezza. Era molto colorito di colore, aveva la faccia rosso clown, un sorriso argento, capelli nero cane malato, gli occhi verde rame, barbetta color fragola con panna e una brioche. Vestiva all'inglese giacca seria, pantalone modesto, camicia sensibile, cravatta commovente. Ebbe un'infanzia da piccolo. I suoi genitori, Sgallata Alfredo, soprannominato Scandurra Gaetano e Scamarda Agata o Agata Scamarda, quando Sani nacque, poche ore dopo dissero in coro: 1, 2, 3, guarda che bello! Lungo e lungo, che bella espressione, da grande farai il Sani. Lui rispose: no, 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 io voglio fare l'aviatore. I genitori: no, tu farai il Sani. Allora Sani scappò di casa ancora in fasce. Dopo 3 mesi, questo me lo ricordo benissimo, come se fosse successo il 14 marzo 1111. Il Sani, tutto sudato, trasudato, ritornò a casa piangendo. Il padre e la madre erano preoccupati, pensavano a un rapimento, che magari poi gli chiedevano 2-3 miliardi. Poi loro dove li prendevano? Magari dovevano rapire un bambino e tenersene al posto di Sani. Tante conze e guenze che si smaltirono quando Sani, belle tranquille, sano e santo, tornacque a casa. Allora i due genitori in coro dissero: ok, se non vuoi fare il Sani, puoi fare il pastore povero, come i tuoi 105 fratelli e sorelle che avremo in futuro. I genitori dei Sani, il genitore del Sani, si facevano bene i calcoli, erano precisi e pignoli. Sani allora rispose: niente affatto, per nulla. Io voglio fare o l'aviatore o il DJ. La mamma, che era più convincente e sensibile, gli disse: se fai il Sani, ti compro l'albume delle figurine dei calciatori. Sani, che era dispettoso come una pizza capricciosa, disse: basta, queste discussioni sono inutili, sono peli superflui. Io decido per me. La madre scoppiò in un pianto e gli disse: maschilista, maschilista. Il padre si arrabbiò come un 15-18%, divenne furioso come Ruggero Orlando, lo prese dai capelli e lo sgridò dicendogli: che figura, se si trovava a passare
di cui un critico, uno storico, mi faceva fare la figura di chissà chi lo sa. Sani capì la elezione paterna e scrisse tutto in un notes. Si segnò tutto su un tachino. Il padre si calmò e non si arrabbiò più. Ma di questo ne parlerò in un altro libro, sempre etico della... è facile sbagliarsi. Sempre edito dalla Lunganesi, intitolato Il padre veramente calmo che non si arrabbia più. A tutti gli trova che si può scrivere un altro libro. Spero diventi un best in sale. Sani andava d'accordo col padre solo perché tutti e due erano amanti delle passeggiate. Passeggiavano dalle 5 alle 12 e dalle ore 13:30 alle ore 20. Amavano in fondo il bi e il ba del paesaggio, del passeggio. Sani passeggiava e amava scrivere su un notes, su un tachino, tutto quello che gli capitava, tutto raccolto in nanetti, tutto scritto, documentato con fatti, personaggi, foto, date datagrafiche, testimonianze, pecorelle e angeli, vari ribaltamenti, eccetera eccetera. Tutti questi appunti, che si smaltiranno nel corso di questo stesso libro, io li utilizzerò quando ne vale la pena, quando si è in un ambiente culturale, in un salotto che sa il B e il Ba, dove ci si trovano persone all'altezza della discussione, non pinchi pallini che quando aprono la bocca si vedono i denti che hanno perso. La discussione non è un qualcosa che va fatto tanto per, si fa per approfondire, e approfondendo le cose vengono a galla. Tra i primi e gli ultimi dibattiti, circonferenze alla quale ho partecipato, si parlava del più per meno. A proposito, se oggigiorno o anche nel nostro ieri è meglio nascere uomo o è meglio nascere donna. Di questo Frassi, che ha fatto dei video, si vedono vestito da Sani Gesualdi. Un tema che dà l'alito a tante tante riflessioni, ma anche in poche parole si può dire tutto. È meglio nascere uomo o è meglio nascere donna? A proposito di questo indovinello, che anzi potrebbe essere un proverbio antico, c'è proprio un nanetto di Sani Gesualdi. Il primo nanetto era il 8-9-10 agosto 1444, non prima e non dopo. Sani Gesualdi passeggiava e passeggiando vide numero 1 un angelo con la O. Ah no, perdon, ripeto, numero 1 un agnello con la O, numero 1 una pecora con la A. E l'agnello e la pecorella si ribattavano come in un discorso duple facis, praticamente è uguale. Poi continua la pagina 20 con il concorso cuore toro, con il modulo di partecipazione. Però per il momento basta, sono arrivato a pagina 20, uno sforzo micidiale, magari avrò registrato mezz'ora. Io ho voluto leggere il libro perché molte persone me l'hanno richiesto anche in privato, però quello che succede è che la mia lettura è molto lenta. Poi, come vi ho voluto fare vedere, che sono delle sfumature verbali che bisogna apprezzare. Non è che si può apprezzare il libro facendo una sintesi o raccontando qualcosa. Per il momento passerà molto tempo prima che rilega qualcosa, lo stesso che è passato circa un anno da quando ho fatto il primo commentario al libro.
e magari cercherò di registrarlo con la mia vecchia webcamera per non fare tutto il processo di edizione a cui devo sottoporre questo video che dura più di un'ora. Invece con la webcamera, anche se è di bassa risoluzione, posso leggere 2 o 3 ore ogni volta, e poi è più l'audio che importa delle immagini. Beh, vi lascio, spero che quanti mi hanno richiesto, sono in molti, un annetto, siano contenti di questo e apprezzino il mio sforzo, perché adesso mi aspettano 3 ore di edizione. E, beh, vi lascio al prossimo angolo letterario. Magari farò un riassunto, anche però un riassunto, non una lettura, di Star Wars e poi di altri libri. A presto, grazie di seguirmi, e faccio questo video proprio perché mi seguite in tanti e mi fate delle domande in tanti sul libro di Sani Gesualdi, che ho saputo che è fuori edizione, quindi non ci dovrebbero stare diritti di autore in agguato. Ciao.